chicas, bentornati in un nuovo video e benvenute a tutte le nuove iscritte. Hola chicas, io mi aspettavo, ciao ragazzi. Invece c'è un focherello qui in mezzo a noi. Comunque, oggi faremo il video che ci avete chiesto in un sacco, quindi quello sulla differenza di gravidanza tra Italia e Spagna. Sapete più precisamente che, più precisamente Canarie, però il sistema sanitario è lo stesso, quindi più o meno Spagna, possiamo dirlo, perché io ho due figli, per chi non lo sapesse, ho due figli, Riccardo nato nel 2014 a Monza, quindi in Lombardia, e Sebastian nato da 4 mesi qui a Las Palmas. Sono già passati 4 mesi. Cavolo, sì. A fine maggio è arrivato, quindi abbiamo vissuto un po' tutte e due le esperienze, diciamo, sì. Una gravidanza in Italia. Hai vissuto la gravidanza? Beh, fidati. Sì, devo dire che sì, l'ha vissuta proprio a pieno, ecco. Non si può dire che mi sia tirato indietro, ecco. Ecco, per quel motivo, per questo motivo abbiamo voluto farlo insieme, questo video, per cercare di essere il più esaustivi italiano. Sì, perché allora, le cose sono tantissime, diciamo che noi abbiamo individuato tre macro aree che io tra l'altro ci tengo a far vedere, ho preso appunti, mi sono segnato. Bravo. Perché sennò io invece ho il telefono davanti perché ho il baby monitor che Sebastian sta dormendo. Sì, sta dormendo, quindi lo teniamo sott'occhio. Quindi ci sono, diciamo, tre macro aree generali. Uh-huh. Una è quella dei costi, comunque fare un figlio, una gravidanza in Italia, in Spagna, ha dei costi differenti. Nettamente differenti. Un altro è di procedure, proprio di approccio che hanno le persone, quindi di procedure che seguono e di approccio che hanno con te, donna gravida. Sì, che può essere, che uno può dire relativo, però è proprio, seguono proprio un protocollo, che è proprio qui, cioè proprio quello, una procedura, difatti. Quello, quindi c'è una netta differenza anche su questo ambito. Netta, difatti, poi partiamo da lì e poi vediamo anche la differenza tra gli esami e le visite che vengono fatte, perché anche quello non è la stessa cosa. Sì, non è la stessa cosa. Quindi partiamo dalle procedure che sono nettamente differenti. Nettamente. Una volta arrivati, una volta che scopri di essere incinta, praticamente io mi reco dal mio medico di base e il mio medico di base mi appioppa alla matrona. La matrona è un'ostetrica e l'ostetrica è la figura che ti seguirà fino al parto, quindi è una figura che in Italia da noi non esiste, l'ostetrica, ma non è l'ostetrica che ti segue durante tutta la gravidanza, ma è il ginecologo. Esatto, e appunto, come dicevo, è una figura che accentra la matrona, cioè passa tutto da lei, quindi allora, a parte che il medico di base, tu dici che sei incinta, basta, cioè basta, va bene, cioè, ma neanche ti chiede, hai fatto il test o te lo senti? No, sì, fatto sì, il test, così, va cioè bene, non vai. Ti prescrive nessun esame, non ci sono zero. Le beta, sei incinta, va bene, molto bene. Quindi tu ti presenti da questa matrona e subito, secondo me, ti dà un certo senso di essere seguiti. Sì. Perché dico questo? Perché la matrona ti spiega, fin dall'inizio tu ti siedi lì, e anche noi che siamo italiani, che comunque... È un paese nuovo, cioè alla fine viviamo qua da 2 anni e mezzo, esatto. Quindi cioè, va bene ambientarsi, esatto. Però non è che... siamo così, proprio madrelingua, sì. No? Invece ti prende, ti spiega tutto quanto, ti dice allora funzionerà così così così, io sarò il tuo punto, diciamo, di riferimento per ogni cosa, tu passi dalla matrona, sì. Ogni cosa, e lei ti spiega proprio l'iter che devi seguire, quindi su questo non ti trovi un po' spaesato, ecco. Io con la prima gravidanza, noi poi avevamo preso anche la scelta di farci seguire da una ginecologa privata, proprio perché ti trovi un pochino disorientato, non è un percorso logico, no. E lineare, però ti, cioè, no, sembra che ognuno in Italia dice quello che è il suo, compartimenti sì, stagni, sì. Qua invece vedi che c'è qualcuno che segue un filo logico, e questo io l'ho apprezzato molto. Facendo una premessa, Las Palmas, dove viviamo noi, è una città da 400.000 abitanti e l'ospedale è 400.000, il più grande delle Canarie, quindi a livello di, è proprio il materno infantile, sì. Ce n'è uno qui in Gran Canaria ed è quello che fa anche riferimento anche poi anche alle altre isle, sì. Canarie. No, questo è per dire che uno non è che si deve immaginare una il realtà paesello. Di paese, no, che no, allora no. Dice vabbè, cioè, è facile, ti hanno dato la persona. Cioè 400.000 abitanti, paragona Bologna ecco, per intenderci. E in tutto questo cosa fa la matrona? Ti segue su e ti organizza tutte le visite, quindi è la matrona, sì. Direttamente che ti schedula. Sì.
ti schedula proprio tutte le visite, quindi io non devo andare magari a prendere, a stare magari un'ora a prendere la visita, la morfologica, farmi il giro degli ospedali perché magari in quell'ospedale non c'è l'appuntamento, perché sapete che per chi non fosse ancora incinta o che sta valutando, alcune visite si fanno in determinate settimane, quindi non è che se non c'è, che io sono a 35 settimane, sì, devo fare quella visita a 35 settimane, non c'è posto, posso aspettare. Non è che ti fa male il ginocchio, cioè, che ti dicono vabbè, no, torni. E capita spesso che in Italia purtroppo non c'è posto e quindi sei obbligato ad andare a fare la visita dal privato, quindi anche se magari non hai le risorse che volevi investire in una morfologica privata, tu devi per forza farlo privatamente, quindi questa cosa qui è abbastanza positiva. È fondamentale, qui. Ma fondamentale. Poi c'è anche un'altra cosa, noi in Italia siamo abituati che anche andando privatamente le visite tu ce l'hai alle 2 e chissà quando entri, magari entri alle 3. Sì, allora questa è una cosa relativa, però è relativa da chi dove, da chi trovi. Però io in Italia nella mia vita di visite ne ho fatte tantissime, penso puntuali di averne fatte 0. Sì, di puntuali mai. No, invece mai. Qui allora sono estremamente puntuali, sì. pretendono estrema puntualità. La parte negativa è che se arrivi in ritardo perdi la visita, sì, sì. Quindi poi te la rischedulano loro, però. E quello lo fanno sempre, anche se tu non ti presenti. Questa è un'altra cosa, sì, che ti fa sentire molto seguito. Sì. Se tu, soprattutto in gravidanza, può capitare. La scarica, quindi se scade. In gravidanza può capitare che una mattina tu non ti senti. Non ti senti mai, sì, a me era capitato. Cioè, che magari non ce la fai, non ti presenti, non è che poi dopo devi farti perdere mezza giornata per andare a rifissarla. Sì, no, sì. Ti chiamano loro, ti dicono: ah, guarda che non ti sei presentata, devi fare questa visita, te la rischedulano in un tempo ragionevole, non dopo un mese, ecco, perché sì, sì, dopo un mese non è fattibile durante la gravidanza. E poi soprattutto hanno un approccio, questo vabbè, ovvio che dipende sempre dalle persone che trovi, però come avevamo visto, avevamo fatto un video sull'allattamento in cui diciamo che hanno un approccio molto più umano. Ce l'hanno anche sui chilogrammi presi in gravidanza. Sì, allora devo dirvi che allora io anche con la mia ginecologa prima privata, che era una persona squisita, che è una persona squisita, devo dire che non mi sono incontrata con con un terrorismo psicologico, ecco. Io con la prima gravidanza ho messo 38 kg, con la seconda 24, sono migliorata, magari al terzo ne metto 12. Ho messo già il terzo 10, al quarto non ingrassi. Ce la facciamo. Però non mi hanno mai fatto terrorismo, ma so che... Allora, in Italia c'è questa cosa qui che ti mortifica. Io sto parlando di una gravidanza fisiologica, quindi nessun problema, ecco, perché c'è una bella differenza. A me, su di me, non mi è stato mai fatto terrorismo psicologico, che mi pesano come fossi magari una mucca da macello. Oh, hai messo... Oh, cioè, sono quelli, punto. Cioè, il bambino sta bene, io sto bene, a posto. Cioè. Vedo che ti infervori, quindi io vado all'aspetto economico. Comunque no, è veramente no, una differenza notevole. Se io sto bene, cioè, se il bambino sta bene, io sto bene, io. Gli esami sono a posto. Non mi venire a dire che mi devi far sentire mortificata. Sì, sì, perché. Cioè, quando siete poi in gravidanza leggete spesso, cioè almeno io sono portata a partecipare spesso nei forum, nei gruppi privati di Facebook, e mi capita spesso di leggere delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Cioè, alcune persone competenti che seguono la gravidanza devono veramente avere un pochino di umanità. Spesso magari i chili non te ne accorgi neanche... Non è che mangi come un porco, non ti regoli, però ci sono a volte che non muovendosi, cioè, tu non puoi sapere così, cosa sta passando nella testa della persona. Appunto, già la gravidanza è un periodo difficile. Mi è capitato spesso, magari anche con amiche, che si sono interfacciate magari con persone che le hanno mortificate. Sì. Quindi sotto questo aspetto loro seguono proprio un protocollo. E poi anche, cioè, io mi sono interfacciata sempre con persone squisite, veramente, sì, anche veramente umanamente squisite. Brave persone. Quindi sotto questo aspetto un punto per la Spalma. Ah, c'era la gara. E andiamo a una cosa molto importante, il discorso dei costi. Anche il discorso dei costi. Qua?
è tutto gratuito. Ora, 0 euro, cioè zero, ma zero anche le visite, gli esami del sangue. Allora, in verità abbiamo speso 4 euro per l'acido folico, che si sono anche scusati, e si sono scusati moltissimo, sì, perché qui l'acido folico te lo prescrivono per tutta la durata della gravidanza, quindi da appena ti dicono, appena fai il primo appuntamento dalla matrona ti dici, sì, anzi ti dice, ma tu già lo prendevi magari se stavi già cercando una gravidanza, e invece se no te lo prescrivono subito, e quello ti costa 2 euro, sì, 2 euro, perché passa ma non passa totalmente, e invece in Italia mi ricordo che me l'avevano dato per 3 mesi e poi sì, basta. E quindi più che altro, cioè, c'era anche un discorso economico legato agli esami del sangue, esami del poi sangue, abbiamo preso la ginecologa privata, e sì, però comunque nostra, anche con la sanità pubblica in Italia c'è le visite, cioè il ticket lo paghi, sì, non sì, è proprio super ma poi economico. Qua non è che stiamo parlando di un gratuito, perché un pochino ci siamo abituati in Italia, sì, al discorso che è gratuito e allora devi prendere quello che passa il convento. In realtà sì, gratuito no, non è gratuito, perché paghi le tasse. Paghi le tasse. Quindi cioè, non è che me lo sta regalando mesi, lo sì, Stato. Appunto, okay, tutti i mesi noi paghiamo le tasse e nelle tasse c'è anche la sicurezza sociale. Esatto, come in Italia c'era il servizio nazionale, la sanità nazionale. Qua invece è gratis e con un livello che è quello che abbiamo appena detto, puntualità, ti senti seguito, tutto. Cioè, io devo dire che spesso mi capita di leggere sempre nei gruppi, forum, che la sanità alle Canarie fa pena. Oh, ragazzi, io per quanto mi riguarda devo dire che per me, allora, è ovvio che probabilmente per quello che ho avuto bisogno, sì, io, però un po' di esperienza ce l'abbiamo, sono puntuali, i pediatri sono bravi, il medico di base. Poi è chiaro che ci può essere la specialità, sì, la specializzazione forte, certo, dove magari qua certo, non c'è il chirurgo. No, ma è vero quello che dici, anche io mi arrabbio quando mi dicono fa schifo la canna della sanità. È tutto relativo, però devo dire che io sinceramente 2 anni e mezzo, di cui una gravidanza in un anno, adesso anche il primo periodo di maternità, devo dire che mi trovo da Dio. Cioè io mi trovo veramente molto bene, sì, anche per tutte le visite di Sebastian, le prime visite che sapete comunque, cioè anche quelle, cioè un bambino è piccolo, può avere delle problematiche, non so, mi ricordo che Riccardo ha avuto il problema, la displasia alle anche, cioè lì c'è stato un grandissimo problema, farti seguire di là, cioè, qua gestiscono tutto loro, qua gestiscono, quello che qua è capitato è stato non gestito, ti mandano tutto in tutte le parti del mondo, 1000 visite, che comunque è un bambino piccolo, ecco. Esatto, e tu soffri. E tu soffri, esatto. Io mi ricordo che quando io piangevo come una fontana. Sì, il giorno in cui gli ha messo. Vabbè, comunque, sì, parliamo proprio delle visite però, che sono diciamo il terzo aspetto. Qui c'è una grossa differenza, quello un pochino ci ha lasciato. Tu mi stai interrogando. Sì, dici, brava. Ci dica Vittoria. No, allora, partiamo da una cosa che ci ha lasciato più così, la toxoplasmosi. La toxoplasmosi in Italia, cioè ti martellano, sì, toxoplasmosi sì, sembra il problema del, io non so se lo sia o non lo sia, non è un giudizio di merito, no, qui, perché comunque non siamo dottori, qui quindi, esatto, cioè, qui non si fa, qui non si fa, l'abbiamo chiesto, infatti, abbiamo detto che abbiamo 3 gatti, sì, che, no, e io mi ricordo, allora anche la mia prima ginecologa, ve l'ho detto, era una persona comunque, una persona, un dottore giovane, non è di quelli antichi, cioè mi faceva mangiare il sushi in gravidanza, mi faceva mangiare il sushi, che mi faceva mangiare il prosciutto crudo, cioè non è che di quelli che mi diceva che magari avevo 3 gatti, oh no, beh, abbandonali i gatti, sì, che ti prendi la toxoplasmosi, ecco, toxoplasmosi te la prendi se hai gatti, solo se mangi la cacca del gatto, però o di se solito, la tocchi troppo, diciamo, no, se la tocchi poi metti le mani in bocca, sì, però sì, io di solito se tocco la cacca del gatto, ma io di solito non la tocco poi di base, comunque, qua però non, qua no, non esiste, infatti qua l'abbiamo fatta c'è, privatamente, infatti io l'ho fatta, il primo trimestre l'ho fatta privatamente, perché ho detto, vabbè, io comunque vengo dall'Italia, ma cioè, perché qua ci hanno detto, ma poi anche se te la trovano, puoi farci qualcosa. Io no, infatti gliel'ho chiesto proprio alla morfologica, quindi alla 20ª settimana di gravidanza, mi ricordo che gliel'ho chiesta alla dottoressa, è stata bravissima, a parte che la morfologica me l'ha fatta in 1 ora e mezza, mi ha visto tutti, ogni cosa praticamente, ogni cosa. Lì ti sei proprio rasserenata tantissimo. Sì, lì mi sono proprio rasserenata, scusate, la telecamera ci ha lasciato, comunque stavo dicendo, alla morfologica io mi sono molto tranquillizzata, perché comunque io non ho fatto né amniocentesi, né villocentesi, né esami del sangue, del DNA fetale, non ho fatto niente, quindi dopo la morfologica devo dire che
Sì, proprio. E stavamo parlando della toxoplasmosi. No, e poi io stavo dicendo lì, che tu eri anche un po' così, perché non ti avevano fatto fare la toxoplasmosi, e anche le visite ginecologiche pure. Ah, sì, sono sì, una volta una sola. Volta. Però della toxoplasmosi io le avevo chiesto alla dottoressa durante la morfologica, mi aveva proprio spiegato, mi aveva detto: guardate che qua nell'iter, proprio nel protocollo spagnolo, non viene fatta. E anche se la matrona me lo scrive, non me lo fa. Quindi se lo vuoi fare, lo fai privatamente. Io l'ho fatto il primo trimestre. Ho visto che non ce l'avevo, ero negativa alla toxoplasmosi, quindi ho fatto attenzioni, ma senza terrorismo psicologico, quindi l'insalata me la mangio. Sì, la cacca dei gatti non l'ho pulita, ma perché per comodità, ecco. Cioè, quando lui andava in Italia, la cacca dei gatti la pulivo, cioè, senza farne un dramma. Però le insalate, le verdure si possono mangiare, cioè io poi vabbè, io non metto becco, ognuno segue quello sì, che dice il ginecologo, però uno che mi dice allora, che la verdura non si può mangiare, la nostra ginecologa difatti ci aveva spiegato, un conto fa se tuo zio c'ha l'orto e va a prendere la lattuga per terra, dal allora, suolo, sì. Allora magari no. Però se la vai a prendere dall'esse lunga. Ma quando mai hai visto la terra con l'insalata? Dove? Ma dove? Ma poi c'è la lavi, vabbè, comunque, quello è un altro argomento che... Però la visita ginecologica che ci tengo, sì. Perché quella mi dicevi sempre, ma amore, ma qua non mi fanno la visita ginecologica? E dicevo, sì, allora, devo dire che allora, all'inizio, io devo dire che... scusate? No. Ah, la lavatrice. No, è la lavatrice. Se no ci verrebbe fuori lì. Però stavo dicendo, cos'è che stavo dicendo? Stavi dicendo della visita ginecologica. Inizialmente a me, anzi, se cioè non mi vai a controllare ogni 2x3 nei Paesi Bassi, cioè nei Paesi Bassi, a me fa solo piacere. Cioè, non è che mi offendo. Però avvicinandosi al termine, tu dici, io ho fatto una sbirciata, cioè una sbirciata data. L'avrei apprezzata, e mi hanno detto: allora, se la gravidanza è fisiologica, lì non si tocca niente, non si guarda, questo è il protocollo, lì bisogna aspettare. Quindi io ero a termine, ero tipo quasi a 41 settimane e mi sono sentita di chiedere. Sentita trascurata, diciamo. Sì, ho chiesto alla ginecologa, le ho detto: ma scusate, ma lì si può vedere magari a che punto, se stiamo nella via giusta, cioè se manca qualcosina, se magari stasera. No. Ma no, non si può vedere niente. Non ci interessa. Cioè, io l'ho presa alla larga per non, fare una domanda troppo diretta. Però niente. A me sotto mi hanno visto una volta sola in 9 Amore, mesi diciamo e che, mezzo. Che è poi un po' anche una conclusione. Se partorisci all'estero, cioè, e sei in un paese del primo mondo, del mondo industrializzato, cioè se sei in Spagna, in Germania, sì, in Svezia, sì, in America, in Canada. Sì, devi sì. Un po' adattare, cioè un po' di differenze ci sono, ma non è che puoi pensare che tutto quello che si fa in Italia sia giusto e tutto quello che... Perché sì, c'è seguono tanto... proprio, sì, infatti io spesso magari quando magari pensavo magari alla toxoplasmosi dicevo: ma chissà perché qua, però alla fine qua, non è che qua non partoriscono, Non è che siamo, con tutto il rispetto, però in Nigeria che dici, un po' indietro. Seguono magari che per un discorso economico non fanno gli esami, però qua ti seguono su tante altre cose, però altre per X motivi non le portano avanti. In Italia per X motivi le portano avanti. Dove sta il giusto, dove sta lo sbagliato, non si può dire. Cioè, sinceramente, non è che io mi sento di andare a dire dottore. Saremmo matti, sinceramente, appunto. Non, sì, non... cioè, io... Possiamo dare un parere personale, però sì. Io devo dire che di mio, da marito della donna gravida, mi sono trovato meglio nella gravidanza in Spagna. Sì? Io mi sono sentito più tranquillo. Sì, allora, io mi sono sentita più tranquilla, devo dire che quando mi veniva un pochino di ansia per quanto riguarda magari la toxoplasmosi, dicevo, mi facevo un discorso più razionale, mi dicevo: Vittoria, scusami, però vivi a Las Palmas, qui partoriranno altre persone, non è che a te non te lo fanno, non lo fanno sì, a tante altre, a tutte le altre donne, non è che tu sei pinco palla e te non te lo fanno, quindi questo è l'iter, ti becchi l'iter di dove vivi, quindi questo è... Te lo becchi, quello e te lo becchi. Se no te ne vai. Però devo dire che mi sono trovata benissimo, anche per quanto avrei apprezzato magari una
una visita ginecologica almeno... Ci tenevi proprio quello, cioè... Ma giusto per capire a che punto stavamo, certo, cioè non tanto per altro, però loro sul fisiologico seguono molto la naturalità di questa cosa. Una cosa, loro a termine danno proprio le 2 settimane piene prima di indurla, sì, ecco, questa è una differenza. Sì, a me mi avevano fissato l'induzione a 42 settimane e 5 giorni. Quindi una cosa che in Italia invece... Grazie a Dio Sebastian ha voluto conoscere il mondo autonomamente. Però poteva nascere un giorno dopo, cioè poteva nascere il Dia de Canarias, cioè bellissimo. Ma anche no, che è il 30 maggio, Sebastian è nato il 29 maggio. Comunque, per non rendere questo video lunghissimo, per sintetizzarlo, diciamo. Non perderci in chiacchiere, devo dire che queste sono le macro differenze che ho vissuto. Devo dire che mi era venuta, per riprendere il discorso sull'allattamento, che vi metto il video qua che avevo realizzato, per quanto riguarda proprio, avendo vissuto questa naturalità della gravidanza, avevo un terrore, terrore sull'allattamento, che alla mia insegnante di spagnolo le avevo chiesto proprio le frasi da dimmi dire. Come si dice che non sono affari tuoi, che sono affari miei, che decido io. E, però devo dire che mi sono proprio trovata bene, cioè a tutta un'altra cosa, non ti fanno sentire una madre di serie Z, non ti fanno sentire una vacca da macello, non ti fanno sentire, cioè devo dire che umanamente e dal punto di vista proprio di sanitario mi sono trovata proprio bene. Sì, a tutti i livelli. Cioè io se magari vivete qua e avevate il dubbio magari di tornare in Italia, io vi dico di stare tranquillamente qua alla Spalma. Ovviamente parlo per la Spalma, non sto parlando per... Cioè, l'ho vissuta qua la gravidanza. Isole, non penso sia molto differente. O in Spagna continentale, comunque esatto. Lo stesso iter è quello, quindi... Anzi, se c'è qualche fanciulla, qualche donna che vive in Spagna continentale o in qualche altra isla, scrivete qui sotto. O anche in qualche altra nazione vuole raccontare l'esperienza. Sì, è vero. Nei paesi nordici ho sentito che anche lì è molto bella la gravidanza, nei paesi nordici. Tutte le infermiere altissime, bellissime. Non in quel senso. Ah, scusa, scimmia. Mi sono un attimo. Niente fanciulle, io vi mando un bacio anche ai fanciulli, perché immagino che ci siano madri e padri. E niente, spero che questo video vi sia interessato. Qualsiasi domanda, qualcosa che ci siamo dimenticati, sì, che può essere, sì, sicuramente, 100%. Vi mando un bacio. Ciao.